Buongiorno, oggi è una giornata grigia e triste ed è proprio quello che serve per l'argomento che comincio oggi. Con questo video comincia la seconda serie dedicata, di video dedicati a Lovecraft, che sarà più breve della prima perché si concentra su una sola opera, una delle più importanti, forse la più importante in assoluto, senz'altro la più lunga, Le montagne della follia, che è un romanzo, non è un racconto. Possiamo dire che è l'unico vero romanzo di Lovecraft perché non sono sicuro che Alla ricerca del misterioso Kadath, che è l'altra opera abbastanza lunga, la si possa definire un romanzo, forse un romanzo breve, ecco, ma un racconto lungo, non lo so. Comunque il romanzo Le montagne della follia è la sua opera più complessa, potremmo dire. Fra tutte le opere che riguardano il ciclo di Cthulhu, è quella che meglio, come dire, spiega, organizza intellettivamente, storicamente, i miti di Cthulhu, o meglio Cthulhu, come dicono gli americani. Addirittura sembra quasi che dicono Cthulhu. Le montagne della follia è stato scritto nel 1931, quindi verso la fine della vita di Lovecraft, che è morto nel 1937, ed è stato pubblicato nel 1936 per la rivista Astounding. Ed è considerato una delle maggiori opere di fantascienza, perché è di fatto un'opera di fantascienza, anche se in essa ci sono degli echi che hanno a che fare se non con il soprannaturale, nel quale Lovecraft non credeva, perlomeno nell'ultradimensionale, nel magico, nello stregonesco, che è un carattere che si fa sentire sempre nelle opere di Lovecraft, anche le più appunto fantascientifiche. C'è sempre questo lato del mistero, dell'irrazionale, dell'inspiegabile che si profila in mezzo alle spiegazioni scientifiche o fantascientifiche sugli alieni. Le montagne della follia, come ho raccontato già una volta, sono state la prima opera di Lovecraft che ho letto, sono quelle che mi hanno fatto proprio, cioè è stata proprio quella che mi ha fatto amare di più questo personaggio, che me l'ha fatto conoscere, mi ha fatto conoscere appunto la sua particolare visione del mondo. Se tu cominci a leggere Lovecraft dalle montagne della follia, hai già capito, diciamo, gran parte della sua letteratura, e è anche l'opera che più si ispira alle cosiddette teorie paleoastronautiche, cioè teorie degli antichi visitatori alieni. L'opera praticamente è l'anticipatrice di tutte le tesi che circolano nella paleoastronautica. Fondamentalmente, anche discutibili autori come von Däniken o l'immancabile Sitchin, ecco, in fin dei conti derivano da Lovecraft e da questo romanzo, come vedremo, che appunto, è estremamente complesso perché presenta un universo, una storia segreta della Terra estremamente complessa, anche se la vicenda di per sé è molto lineare. Di recente, negli ultimi anni, si è profilata la prospettiva che ne venga fatta una versione cinematografica,
da parte del regista Guillermo del Toro, che è famoso per aver fatto altre opere come per esempio Il labirinto del fauno. Cioè è già uso a tematiche di tipo fantascientifico e del paranormale, diciamo, del mitologico, no? Per cui di fatto sarebbe il regista più adatto a trasporre cinematograficamente quest'opera, che dovrebbe essere interpretata da Tom Cruise. Non me lo vedo, non è molto lovecraftiano come personaggio, cioè come è vero che Tom Cruise ha sempre fatto film di fantascienza, per cui sarà per quel motivo là, ovviamente per attirare il grande pubblico. Io mi ci avrei visto meglio Keanu Reeves. Ecco, comunque questione di punti di vista. Però sembra che Guillermo del Toro abbia parecchie difficoltà perché pare che non riesca a trovare i produttori o comunque abbia delle difficoltà a reperire i mezzi per fare questo film, perché dunque, innanzitutto c'è chi ha voluto, vogliono metterci dentro una storia d'amore, no? Che è quanto di meno Lovecraftiano, perché Lovecraft non parla mai d'amore, ma proprio per niente. Cioè non c'è nulla che riguardi l'amore in Lovecraft. La donna è quasi completamente assente e quando compare è vista in modo decisamente negativo. Ecco, l'unico racconto in cui c'è un personaggio femminile è La cosa sulla soglia e la donna è una strega, Asenath. La moglie di uno dei protagonisti, di uno dei due protagonisti, che probabilmente rappresentava la moglie stessa di Lovecraft, Sonia Green, che era, se non una strega, perlomeno da quel che ne so io, era amica di Aleister Crowley, il terribile mago sessuomane psicopatico inglese. No? E quindi insomma te lo raccomando, te la raccomando. E poi anche un altro personaggio femminile nella La casa delle streghe, appunto, che è una strega anche quella. Quindi cioè, mettere una storia d'amore in un'opera di Lovecraft è proprio non aver capito niente di Lovecraft o stravolgerlo, ecco. E poi tra l'altro pare che trovino da ridere sul fatto che il romanzo non ha un lieto fine. Oddio, è vero che il romanzo non è che finisce benissimo, no? Però non è neanche che finisca male. Nel senso, i protagonisti bene o male si salvano. Anche se subiscono uno stress post-traumatico che lede la salute mentale di uno dei due, ma si spera che possa uscirne, no? E vabbè, tanti altri personaggi sono morti, ma c'è la minaccia che comunque pende sul futuro dell'umanità, no? Così mala lontana. Insomma, non è che finisca peggio di tanti altri film, insomma, molto più catastrofici. Cioè, secondo me sono delle cose proprio delle idee buttate là, ecco. In ogni caso, io sinceramente sono molto scettico sul fatto che si riesca a trasporla in modo decente su grande schermo. Perché Lovecraft è molto difficile da trasporre sullo schermo, perché è troppo, cioè lo potrebbe fare un grande regista, mettiamo proprio grande, di quelli come Ingmar Bergman, e farne una storia appunto non per il grande pubblico,
ma non so, per il cinema de sé farne una parabola metaforica sulla condizione umana, ma dovrebbe venirne fuori una cosa che non è certo, che non serve certo per evadere per 2 ore vedendo cose emozionanti, cioè sarebbe qualcosa per intellettuali, perché diciamocelo, Lovecraft è troppo astratto, troppo onirico, troppo cerebrale, troppo allusivo, non è un tipo di storia che può essere trasposta su grande schermo. Quindi io sono molto scettico e sinceramente se poi non lo faranno non è che ne rimarrò tanto dispiaciuto, perché dico, in ogni caso ne sarei rimasto deluso. Ecco, quindi adesso vado un po' a spiegare meglio cos'è questa opera di Lovecraft. Innanzitutto dirò che, come ho detto, l'opera è molto complessa e si riallaccia a molte altre opere di Lovecraft, per cui io dopo dovrò fare i vari collegamenti con le varie altre opere. Per esempio, Alla ricerca del misterioso Kadat, il richiamo di Cthulhu stesso a dei richiami, poi Colui che sussurrava nelle tenebre, tanti altri, e poi tra l'altro ha dei collegamenti con Edgar Allan Poe, perché in realtà questo romanzo è ispirato da un'altra opera di Edgar Allan Poe, che è stato uno dei padri spirituali di Lovecraft, diciamo, padre letterario. Cioè, lo scrittore che più l'ha ispirato è stato Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe aveva scritto un solo romanzo fra tanti racconti, no? E guarda caso, appunto, Le montagne della follia è ispirato, che è la più lunga opera di Lovecraft, è ispirato alla più lunga opera di Edgar Allan Poe, l'unico romanzo, che si chiama Il viaggio di Arthur Gordon Pym. E entrambi questi due romanzi parlano dell'Antartide, cioè di un viaggio nell'Antartide. Poi vedremo, cioè io all'inizio descriverò la trama delle montagne della follia e dovrò descriverlo in modo molto dettagliato, per cui le persone che vogliono avere la suspense della lettura, non hanno ancora letto Le montagne della follia e vogliono andare a leggerlo conservando la suspense della storia, farebbero meglio a non vedere questi video che farò adesso, perché io descriverò la trama in modo molto dettagliato perché lo ritengo importante. Perché questa è una rubrica di critica letteraria, non è una rubrica di recensioni di libri. Le montagne della follia è un'opera classica, mettiamo come i Promessi Sposi per noi, ecco, quindi va descritta nei minimi dettagli, se si vuole fare una critica seria. E dunque, oltre a questo, diavolo, sto per perdere il filo, no? E dopo aver spiegato la trama, spiegherò i collegamenti con le altre opere e il significato dei vari simboli che compaiono nel racconto delle varie figure, dei vari miti e anche possibili altri collegamenti, fra cui anche addirittura un collegamento con la Divina Commedia di Dante. Sembrerà strano, però io ho trovato, e penso anche di poterlo dimostrare, che ci sono dei possibili legami anche con la Divina Commedia, perché Lovecraft conosceva bene la cultura antica, era affascinato dalla cultura europea, cultura classica e medievale, quindi non è un caso, ecco, che ci siano questi collegamenti, anche sempre pensando agli eventuali collegamenti con l'Italia che sembra aver avuto Lovecraft. Comunque, per il momento chiudo e alla prossima cominceremo con la trattazione.